Carissimi, vi abbiamo fatto un po' sognare con queste musiche, con queste immagini, andare lontano. Vabbè, Maurizio Chiovato, ben ritornato qui con noi, che ci mette sempre il massimo impegno per farci scorgere con la mente, con gli occhi, i paesi lontani Grazie, bellissimi. Sì. Questo è un paese veramente bellissimo: Polinesia, Bora Bora, e bora quindi bora, sì. dalle musiche abbiamo già capito l'atmosfera che c'è esatto, lì. Allora, stavolta però vogliamo capire bene come è, com è strutturato, come arrivarci e tutto. Allora, un viaggio che parte da dove? Noi siamo partiti sempre da Venezia, da Venezia a Parigi, Parigi, Los Angeles e poi Los Angeles-Papete, a che è la capitale a Tahiti. Ecco, facciamo circa quante ore? Cosa vuol dire? Allora, intanto partiamo che ci sono, quando c'è l'ora legale in Italia, sono 12 ore di fuso orario. Quindi siamo esattamente agli antipodi. Il mezzogiorno coincide con la mezzanotte. quindi Già, già, questo ci dà un po' l'idea della lontananza. Noi abbiamo per spezzare il viaggio. siamo fermati a Los Angeles un giorno e abbiamo fatto benissimo perché purtroppo non era arrivato il bagaglio. Mamma mia, quelli sono i problemi. Ecco, però il fatto che siamo fermati un giorno in albergo, il giorno dopo era arrivato il bagaglio, abbiamo proseguito con il nostro bagaglio. Siamo arrivati regolarmente. E quindi, il grande cui... insegnamento che tu ci dai sempre, ancora più quando un si va a fare adesso, attività con, adesso, con bagaglio sì. tecnico, far una Sosta se il viaggio è tanto lungo, mm. sia per recuperare il bagaglio, per recuperare le energie, esatto. per cercare un attimo di, esatto. di, di coordinarsi. Poi, a Papete siamo lo stesso arrivati stanchi perché eh, da Los Angeles sono... a Papete quanto? Vabbè. Sono 11 ore. Oh, mamma mia, eh sì. Quindi... siamo nel sud del Pacifico. Beh, magari possiamo mettere le due ca... immagini, sì, le due, due cartine, cartine sì, le due cartine che fa vedere praticamente. Ecco qua, questa è la parte del Pacifico, vediamo il sud Pacifico. Oh, Noi vediamo che c'è il Messico a destra e siamo praticamente dalla parte opposta noi ci siamo fermati ancora più su a Los Angeles che è in California e, siamo e non c'era un modo di arrivarci dall'altra parte del mondo tramite l'Australia ma è più lungo Ah, e invece siamo... con sosta nel Sud America neanche eh, dal no, del... eh, ma è questione anche di trovare i voli, perché parliamo che la Polinesia è un protettorato magari vediamo anche l'immagine più ingrandita cartina di, della cartina successiva, esatto eccola, eccola qua. qua, e qui vediamo le Tuamutu, uh, tu perché sono cinque arcipelagi eh, che abbiamo lì, che abbiamo le isole della società dove c'è Bora Bora, Tuamutu tu dove c'è Rangiroa, l'altra isola che ho fatto, poi abbiamo le Australi, le Marchesi e, la, e le Gambier eh, queste qui sono eh, possiamo tornare anche in studio adesso, eh, sono praticamente eh, isole che sono sia vulcaniche che coralline pertanto hanno parecchi eh, varia molto lo scenario perché Bora Bora è vulcanica, vediamo la montagna, è una montagna incredibile, eh, l'Otemanu Otemanu si chiama questa montagna che ti viene fuori dal mare con una laguna bellissima poi un'altra cosa, Bora Bora abbiamo l'Emante dentro alla la laguna che stazionano dentro la laguna, quindi eh, non, non so se si sono perse che non riescono più a uscire oppure se proprio si trovano bene che restano lì, però è una cosa grandiosa. Fare l'immersione dentro la laguna con le mante le vedremo, in un'acqua le vedremo, le no, vediamo, sì, sì. vediamo senz'altro. Comunque riprendiamo. Praticamente quindi già ci vogliono sono... due giorni per arrivare, sostanzialmente eh sì, quindi è bello giorni, lontano. Andiamo sì. dalla parte opposta del, del terreno, esatto. Clima. Il clima, allora consigliato sarebbe da aprile a ottobre, però vi dico andate tutti i periodi dell'anno, non c'è problema, c'è l'acquazzone tropicale, ma si può fare, noi siamo andati in marzo, non abbiamo preso una goccia d'acqua e c'era la probabilità che potesse piovere, cioè siamo nel, eh, sotto l'equatore, nella parte dell'emisfero sud, ma stiamo veramente, cioè non ha un problema. Un'altra cosa bellissima che hanno lì ehm, abbiamo fatto delle colazioni incredibili. Loro hanno la baguette, la baguette è la tradizionale francese, diciamo che sono anche sostenuti economicamente dalla Francia ah. in Polinesia, si sì, dipendono molto dalla Francia. E facevamo la colazione con la baguette e il burro salato, una gooduria, cioè una roba incredibile. Lì di fatti, se guardiamo bene, hanno un'alimentazione molto grassa, sono abbastanza abbondanti. Ah, sono tondetti. Eh, sì, tondetti, molto tondetti, molto tondetti, sì. Perché hanno i carboidrati, <ride> sì. consumano grassi. Animali, quindi non nonostante fanno... non fa l'attività fisica e il sì. clima è caldo. Esatto, cioè. esatto. Ma però voglio dire, alla mattina, cioè fare una colazione con una baghetta intera e burro salato, vuol dire si mettono delle calorie in corpo che insomma sono anche eccessive. Ecco, e lì lo fanno abitualmente. Tanto è vero che tutti parlano, le donne eh, polinesiane sì, sono belle, ma però arriviamo fino a 25-26 anni, dopodiché eh, diventano piuttosto abbondanti, ecco voglio essere gentile, ma eh, chiaramente se guardiamo le ballerine che abbiamo visto anche all'inizio, sì. sono ragazzine proprio 15 anni, 16 anni ecco, sono giovanissime perché poi proprio c'è questa l'alimentazione che hanno che non è regolata bene, assolutamente. Ma a parte la colazione quindi anche loro, non solo quindi negli hotel no, so, anche loro mangiano sta benedetta baguette con il eh, burro salato. Sì, ma manca... mangiano di tutto di più ah, loro. che cioè, tipo ah, qual proprio. è l'alimentazione tipica? Ma eh, loro mangiano molto pesce, se si stesse solo sul Pesce, sì, avrebbe un bel fisico, ma è questione che un conto è mangiarne un pesce, un conto è mangiarne una tonnellata, c'è cioè anche l'abbondanza che loro hanno. Poi noi facciamo. Tanto tanto. tanto, tanto. Loro mangiano tanto, veramente tanto. Poi hanno eh, molto condimento, usano anche molto olio e via, proprio nel mangiare, eh, perché loro hanno anche parecchie verdure, eh, sono anche sviluppati come agricoltura. Economicamente parlando, la Polinesia ha eh, il turismo che è diventato una grande risorsa però è diventato una grande risorsa dopo il 96 perché prima la Francia faceva gli esperimenti nucleari ah, è e, vero, vero. e c'erano tutte le basi militari francesi per cui i polinesiani lavoravano nelle basi militari francesi e era una fonte di reddito notevole questo era. e quindi adesso invece dal 96 si è sviluppato il turismo e soprattutto la cultura delle perle queste ah, sono le, le, la pesca. L'economia adesso si regge sul turismo. Sul, turismo, è, sul turismo e poi la raccolta, perle, e sì. la raccolta delle perle la raccolta delle perle. a papete ci sono 300 negozi che vendono perle. Te li danno col certificato, ne ho presi anch'io perché è logico. però voglio dire: se ti danno la perlina matta uno non è che rifà altri 3000 euro di, di volo no, aereo per contestare, sì. Quindi bisogna stare un po' attenti, cioè prendere sì qualcosa o intendersene o intendersene intendersene bene, eh, se no credere a quello che dicono, ma forse non spendere cifre eccessive, anche se sono negozi pseudo di stato chiamiamo in cui ti dimostrano che è tutto fatto bene, ti diamo la garanzia, ma che garanzia ti possono dare quando tu devi fare altri 24 ore di volo per tornare se non fosse adeguata la merce che hai Ma non puoi contestarla assolutamente, non c'è margine. Quindi è meglio sì, prendere un qualcosa, ma non fare spese eccessive, ecco quello sì. Li parlano francese? infatti francese. Lingua francese come valuta loro hanno il franco eh, francese del Pacifico. Cioè la moneta, perché c'è stato il cambio, la eh Francia sì. è passata all'euro e loro hanno proseguito a mantenere il franco francese e l'hanno chiamato franco francese del Pacifico. Quindi l'euro niente. Euro niente. Cioè. <ride> sì. Poi, I prezzi come sono? I prezzi non sarebbero neanche altissimi, se devo dire la verità. Poi, ad esempio, a, a Papete, la capitale, alla sera c'è stato un problema perché non riuscivamo a trovare un ristorante aperto. Eh, come mai? Tutti chiusi, tutti chiusi, perché alla sera aprono tutti i ristoranti eh, ambulanti che chiamiamo al porto e fanno pesce. Noi non lo sapevamo, per cui uno che va in Polinesia è meglio ricordarsi eh, quando si va lì a Papete, andate a mangiare al porto. Sono, uh -huh. Si mangia benissimo eh, pesce di tutto e alla sera ci saranno 50-60 ristoranti volanti. Però puliti, a posto e si mangia molto bene. E durante il giorno spariscono? Durante il giorno spariscono, durante il giorno uno vuole mangiare a mezzogiorno, va in un ristorante tradizionale certo. aperto, alla sera gli altri ristoranti chiudono proprio Sono aperti perché ce ne sono talmente tanti e tutti sanno che i prezzi sono anche più bassi quelli che fanno al porto, per cui vanno praticamente sempre a mangiare al porto per cui alla sera i ristoranti tradizionali chiudono. Bellissimo, ma eh, mm. volevo chiedere ma comunque ci sono tanti turisti, stranieri, da dove vengono? Turisti, beh loro... è molto usato anche da, dai polinesiani, i ristoranti volanti così. Ah, sì? sì, 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 usato, ah. usato tantissimo anche da loro. E, Beh, poi si mangia bene e si spende poco, in quel caso si spende poco. Ma sono pietanze elaborate oppure è pesce? Se... Principalmente è pesce condito magari un po' con più di peperoncino con spezie locali che mettono loro però si mangia, si mangia bene e soprattutto voglio dire non è da aver paura perché uno pensa esatto. magari alle baracchette che uno può trovare in oriente che loro resta un attimo così invece no sono pulite e si, proprio direi a posto igienicamente vanno bene ecco, quello sì. e nonostante sia così distante è mm. molto frequentato turisticamente eh sì. da chi soprattutto? Qual è la nazionalità? Eh, Diciamo che l'Europa fa la parte un po' del leone da dentro. Sì, tantissimi italiani ho trovato, francesi moltissimi, ma proprio soprattutto europei. L'americano è quello che va un po' a rovinare. Eh, perché l'americano eh, ha l'obbligo della mancia, una cultura che da noi non c'è, eh, sviluppata come è in America. Però un conto è dare una mancia, un altro conto è se uno, faccio un esempio banale, guadagna 1000 euro al mese, tu non gli puoi dare 500 euro di mancia. Cioè vuol dire sfalsare tutta la mentalità e questo qui si sente in dovere di pretendere anche dagli altri turisti. Cioè gli americani, quando invece si trovano bene, soprattutto l'americano beve. C'è anche quello da aggiungere, magari quando beve un po' più del solito eh, non è più molto cosciente, e, e elargisce, cede, cede nell'elargire. Eh, mi hanno chiesto più volte come mai non facevo vedere le trasmissioni, Dice, ma sei sempre andato in Oriente. No, il mondo fortunatamente penso averlo fatto tutto. La parte occidentale verso l'America è senz'altro bellissima, ripeto, bellissima, perché la Polinesia, se posso dare un consiglio, bisogna farla. La bisogna andare perché è qualcosa di una bellezza unica, è da vedere. Se noi prendiamo Rangiroa che ha l'isoletta con la palmetta, può assomigliare alle Maldive, ma alla fine è diverso. Mm -hmm. cioè, guardando attentamente si vede che è diverso perché abbiamo, ripeto, gli arcipelaghi: abbiamo sia quello vulcanico che quello corallino. Cioè, la Polinesia è un'altra cosa, non è paragonabile alle Maldive purtroppo devo dire è superiore, abbiamo un costo diverso, per carità, uno può andare alle Maldive, bellissimo anche lì, Polinesia è un'altra cosa, ma veramente la Polinesia è da andare a vedere. Comunque la parte occidentale, dicevo, abbiamo i viaggi che sono i più costosi, perché abbiamo le Galapagos, abbiamo l'isola de Coco, adesso andrò eh, prossimamente a Socorro San Benedicto e sono tutti viaggi, questi qua che ho elencato, subacquei, apertamente subacquei, tranne la Polinesia che lo può fare anche uno che non è subacqueo, però eh, siamo dalla parte opposta del mondo con dei costi già dell'aereo pesantini e poi essendo anche piuttosto rinomate e richieste aumentano anche le tariffe degli alberghi, aumenta tutte le tariffe. Per cui diciamo. Che sono, ma un del centro Sud America... eh, sì. La parte lì sì. è tutto molto, costoso, molto costoso, Anche i voli stessi, non sono poi voli comodi perché andiamo verso l'oriente, abbiamo sì. degli, eh, dei vettori che ti consentono di viaggiare bene, sono vettori scomodi, chissà sì. perché beh, fai il, sì. con le ginocchia in bocca. Le ginocchia in bocca, esatto. I sedili attaccati uno all'altro. Terrificante, sì. infatti, e, e in mm. più costosissimo. Questa è una No, quello, quello sì. Però ripeto, eh, ecco che allora sono più propenso verso l'oriente, in quanto che hai dei costi più contenuti, con posti altrettanto belli, eh sì. ma non trasferiti. Mm. Questi posti qua perché sono stati sono unici, veramente. cioè per dire Polinesia. Se pensiamo che passiamo da, da un'isola vulcanica, passiamo a un'isola corallina, con un'acqua sempre limpidissima, pieno di pesci di tutti i tipi. Ma tu dici, però tu lo consiglieresti anche a chi non, a chi fa... non è subacqueo Anche, chi non anche è a subacqueo. chi non è subacco. Senz'altro, sì, senz sì. Non sì. solo per i suoi. Quindi eh, certo. è poliedrico. Sì. Polinesia, sì. ultimo accenno, ci cioè sono 120 isole circa, però solo se, circa 60 abitate. Per cui ci si può far sotto e comprare un'isola prima che spariscano tutte. <ride> esatto. E i reperti archeologici, c'è qualcosa... No, Cultura? Lì no, no lì no, è proprio no, natura, no. ambiente. Lì hanno la loro tradizione eh, 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 indigena, ma però no, non, non c'è niente da vedere, no, assolutamente. Solo Quindi c'è chi è appassionato dell'ambiente, esatto, insomma, degli sì, habitat straordinari. Sì, sì. E allora andiamo in pubblicità e dopo, adesso vi faremo anche vedere, anzi dopo la pubblicità, questi habitat bellissimi. Mm. thank mm -hmm. you